ci relazionano su questa mozione la Maria Piera Pastore, Bragantini, chi è che comincia? Ci sono in aula? Ah, la Pastore c'è, prego Maria Piera, poi c'è Bragantini e poi si preparino Divina, Cordone, Speroni, Vescovi, Lusiani e Falconi. Prego Maria Piera. Grazie all'onorevole Giorgetti, buongiorno a tutti voi e mi sembra di aver capito che questa mozione apre un'ampia discussione. Allora, la mozione riguarda la macroregione, che è il progetto politico della Lega Nord. La macroregione dal punto di vista geografico riunisce territori che hanno radici storiche e culturali comuni. Dal punto di vista economico rappresenta il motore produttivo del Paese. Con questo progetto noi vogliamo ridare dignità alla gente del Nord, dando risposte concrete, ma salvaguardando le peculiarità e l'identità all'interno di un progetto diretto ad ottenere maggiore autonomia e maggiori risorse. La mozione sintetizza concetti e strumenti che sono stati elaborati e discussi sia in ambito federale sia durante le varie assemblee nazionali e poi riguarda anche mozioni che sono arrivate dal territorio. E a questo proposito vorrei ringraziare anche tutti i componenti del tavolo che si è riunito ieri pomeriggio. Ma dietro alla sintesi, perché la mozione è necessariamente sintetica, c'è sempre il riferimento ad una norma di legge che può e deve essere modificata, c'è il riferimento ad una proposta di legge che può essere presentata e c'è già lo strumento specifico che consente di raggiungere l'obiettivo. Ma soprattutto c'è la volontà di dare dignità al nostro popolo, ai singoli popoli, nella comune appartenenza alla macroregione, riconoscendo a ciascun popolo il diritto di scegliere il proprio futuro, riconoscendo quindi all'espressione volontà popolare il più alto significato. Quindi nel momento in cui discutiamo di referendum, di intese, di avere maggiori funzioni e maggiori risorse, affermiamo il diritto all'autodeterminazione, ci poniamo un obiettivo concreto e fattibile. La mozione appunto impegna a sostenere determinati obiettivi, in primo luogo a promuovere contestualmente referendum consultivi che consentano alla regione di ottenere maggiore autonomia legislativa, amministrativa e fiscale. Quindi la regione, già oggi le regioni, hanno gli strumenti per promuovere referendum. Ma soprattutto un referendum consultivo di questo livello consentirà a 20 milioni di cittadini di esprimersi sul proprio futuro. Saranno per la prima volta chiamati a scegliere, per la prima volta nel nostro Paese, mentre questo invece è già avvenuto e sta avvenendo in altri Paesi che hanno forti esigenze di cambiamento. Questo è avvenuto in Belgio, che da Stato ultracentralista si è trasformato in uno Stato federale, è avvenuto in Cecoslovacchia, in cui sono nate la Repubblica Ceca e la Slovacchia, sta avvenendo in Catalogna e in Scozia. Quindi anche il nostro popolo rivendica il pieno diritto all'autodeterminazione e all'autogoverno. Accanto al referendum consultivo, la cui iniziativa è affidata chiaramente ai consigli regionali, chiediamo ai parlamentari di modificare una norma di legge che consenta lo svolgimento dei referendum regionali in occasione dell'Election Day. Questo perché abbiamo avuto una particolare attenzione anche al problema dei costi. Un altro punto importante prevede che la Regione possa chiedere maggiori funzioni e maggiori risorse. In Costituzione esiste già lo strumento che lo consente. Questo perché è il tempo di eliminare la differenza anacronistica fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, perché vogliamo attribuire a tutte le regioni lo stesso grado di autonomia che hanno ad esempio la Valle d'Aosta o il Trentino. Ricordo a tutti voi che la Valle d'Aosta trattiene il 100% delle proprie risorse, mentre la provincia di Trento trattiene il 90% delle risorse proprie. Ma si tratta, questa, di un'assunzione di responsabilità politica che affidiamo alla consapevole determinazione dei governatori regionali, così come all'iniziativa regionale sono affidate le intese tra le regioni per la realizzazione della futura macroregione. Un altro aspetto importante riguarda l'inserimento del preambolo nello statuto regionale, preambolo in cui si affermi che
l'identità del proprio popolo, quindi del popolo veneto, del popolo lombardo, del popolo piemontese e la sua appartenenza alla più ampia comunità macro-regionale, preservando con forza l'identità delle proprie comunità locali nella prospettiva di una nuova Europa dei popoli e delle regioni. Vogliamo attraverso il preambolo dare dignità ai popoli, ma anche riconoscere il legame culturale e sociale che accomuna i nostri popoli e quindi la tutela dell'identità nella macroregione e della macroregione in una prospettiva europea che vogliamo diversa dall'attuale. Affrontiamo anche il tema delle autonomie locali. Vogliamo che a ogni regione venga data la possibilità di governare il proprio territorio. Per questo chiediamo l'impegno ai nostri parlamentari, in questo caso, di attivarsi affinché tutta la normativa relativa agli enti locali venga trasferita dallo Stato alle regioni. Questo consentirà a ogni regione di disciplinare autonomamente anche gli enti di area vasta, in relazione al proprio contesto territoriale, alle proprie specifiche esigenze e considerando con particolare sensibilità i territori montani. Stiamo quindi parlando del tema delle province, delle città metropolitane. Sapete tutti che i decreti del governo Monti sono stati fallimentari, poco rispettosi delle autonomie e sono anche stati bocciati dalla Corte Costituzionale. Ma il nuovo governo non si sta muovendo in un modo diverso. Con Monti erano state commissariate le province, questo governo presenta un disegno di legge che commissaria le province che dovrebbero andare ad elezione nella prossima primavera. Quindi un disegno di legge che non distingue le peculiarità dei territori, che parla di enti di secondo livello e per il quale il governo propone una procedura d'urgenza in Parlamento. Faccio anche notare che il 19 settembre questo governo ha approvato in Consiglio dei Ministri un documento intitolato Destinazione Italia, che è un pochino il libro dei sogni, ma in questo documento l'unico riferimento alle autonomie riguarda regioni e comuni, quindi il governo dà già per scontato che l'ente di area vasta, così noi, come noi auspichiamo, sia già tolto da ogni riferimento legislativo, senza considerare che invece deve ancora passare al vaglio delle aule parlamentari. L'altro strumento che noi prendiamo in considerazione è quello della petizione. La petizione al Parlamento è prevista dai regolamenti sia della Camera che del Senato e consente al singolo cittadino di avanzare delle proposte, quindi è rispondente alla volontà popolare. Noi chiediamo al popolo di chiedere maggiore autonomia legislativa, amministrativa e fiscale per le regioni. Non possiamo poi sottacere comunque alle iniziative a favore dell'autodeterminazione dei popoli che stanno nascendo e sono nate sul territorio. Bene, nella mozione noi chiediamo di sostenere tali iniziative in coerenza con l'articolo 1 dello Statuto della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Riproponiamo poi temi cari al nostro movimento, quali la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato delle Regioni, l'eliminazione dei senatori a vita e delle circoscrizioni estero, la riduzione in generale dei costi della politica, al fine di trasformare questo Paese in uno Stato federale. Su questi temi nessuno può farci lezioni. Noi avevamo già inserito tutte queste cose nel 2005 in una legge. Avevamo già raggiunto tutti questi obiettivi. Quindi la nostra storia, come questa mozione, è segnata dalle battaglie per le riforme. La nostra storia è segnata dalle battaglie per il cambiamento del Paese, questo rimane il nostro obiettivo, che decliniamo ora in una macroregione del Nord all'interno di un'Europa dei popoli. Grazie.